Presidente, si torna a giocare a tennis in presenza anche col pubblico e si torna con un torneo internazionale. Sì, siamo molto contenti dell'organizzazione che la federazione ci ha concesso, qui parliamo della federazione internazionale, ci ha concesso questa manifestazione importante, vede molto numeroso il numero dei partecipanti perché siamo oltre 120 da tabellone più 8 wild card, quindi maschile e femminile sarà una settimana piena di ragazzi allo Sporting e cercheremo di organizzarci al meglio. Abbiamo la possibilità di aprire al pubblico, chiaramente terremo sempre il protocollo da rispettare, quindi avremo un pochino di disagi per coloro che vorranno assistere alle partite perché dovremo tenere un po' di distanziamento, però insomma l'importante è ripartire e ce la metteremo tutta. Un torneo nel quale si privilegeranno anche le professionalità dei piccoli tennisti dello Sporting. Sì, noi cerchiamo di dare un doppio servizio con questo torneo. Intanto una vetrina internazionale per vedere come le scuole tennis di tutta Europa stanno lavorando, vedendo gli atleti sul campo, che è l'unico test importante, vedere giocare nei tornei. E nello stesso momento abbiamo la possibilità di fare partecipare anche i nostri giovani talenti a un torneo di rilevanza internazionale, cosa che in Italia non capita molto spesso perché, come si diceva prima in conferenza stampa, l'altro torneo organizzato è a Pescara di questo livello, quindi insomma diamo un servizio a chilometro zero ai nostri atleti. Direttore, ci sono delle novità importanti con i tornei estivi? E si punta soprattutto ai trofei internazionali piuttosto che ai challenge che si facevano un tempo. Ma sì, abbiamo scelto la linea di fare i tornei giovanili. La ragione principale, una delle ragioni principali, è appunto che tutto il circolo sta investendo le proprie forze su una grande attività giovanile che nasce da un progetto che è stato fatto un paio d'anni fa. E questo perché stiamo cercando di crescere un vivaio per il circolo importante. E quindi questo torneo giovanile internazionale, che vorrà crescere anche dal punto di vista del grado nei prossimi anni, è proprio un messaggio, un obiettivo che ci siamo posti per cercare di fare una bella attività per i ragazzi. E già col nostro tennis camp raccogliamo tutte le settimane decine e decine di ragazzi che dalla mattina alle 9 alla sera alle 8 vengono a fare attività allo Sporting, e questo insomma ci conforta e ci fa ben sperare in una grande attività che sta dando dei risultati importanti, l'ultimo dei quali è Alberto Nicolini, campione individuale regionale, e ad oggi rappresenta la regione Emilia Romagna nel trofeo Bellarinelli che stanno giocando appunto in questi giorni, quindi grande fermento giovanile, e la prossima settimana tanti ragazzi verranno, ragazzi giovani, siamo molto soddisfatti. In dettaglio insomma inizieremo sabato e durerà una settimana, il sabato successivo ci saranno le finali. Ci hanno appena comunicato una wild card importante alla federazione, che è Noah Canonico, un ragazzo che si allena al Piatti Tennis Center, un ragazzo che ha appena vinto un torneo under 14 in doppio importante, un valdostano molto forte, ha rinunciato a fare un torneo all'estero per i temi Covid e quindi è stato mandato allo Sporting, lui veramente molto, molto interessante. E due parole sul Covid: abbiamo dei protocolli abbastanza rigidi da seguire, la federazione ci ha dato insomma un fact sheet da compilare, quindi ci saranno tutta una serie di accorgimenti per far sì che dobbiamo assolutamente tenere sotto controllo e mantenere ancora basso il livello di rischio, e quindi insomma fare il circolo pronto per accogliere tutti i ragazzi e i loro accompagnatori.